Con il Cosenza torna in campo Balzano dopo un breve periodo out per questo infortunio muscolare, pronto a dare il tuo contributo? Beh, sì, sicuramente è stato un momento non facile, ma grazie a Dio non c'è stato nulla di grave. Dobbiamo provare a portare a casa una partita che non è assolutamente facile, soprattutto per riscattarci dopo la, tra virgolette, brutta prestazione che c'è stata a Cittadella. Siamo pronti e ce la metteremo tutta. Come sta Balzano? Bene, bene, sto bene, grazie a Dio è passato tutto. Già dalla settimana scorsa, però non abbiamo voluto rischiare, visto che mancano solamente 9 partite, sarebbe una follia. Senti, per 70 minuti il Cosenza aveva 2 gol di vantaggio contro il Brescia, poi ha perso la partita, puntini puntini. È un peccato, però vuol dire che ha delle lacune dove noi cercheremo di sfruttare al meglio e portare a casa la partita. Ti chiedo un'ultima cosa, tu hai tanta esperienza in questi campionati, davanti adesso, a parte il Brescia che prova ad allungare, tante squadre racchiuse in pochi punti, Pescara ha tra poco 2 scontri diretti, Lecce e Palermo in casa, cosa significa? Significa che quest'anno il campionato è molto equilibrato come lo era l'anno scorso, quindi significa che noi ce la siamo giocata a viso aperto con tutti senza aver paura di nessuno. E questo ha portato anche dei buoni risultati nel girone d'andata. Adesso abbiamo delle partite, ci aspettano delle partite molto difficili da qui alla fine, ma siamo a 2 punti dalla seconda, quindi è doveroso provare a sognare perché è davvero qualcosa alla portata.